Questo video è stato sponsorizzato da NordVPN, il VPN più bello del mondo perché supporta la scienza brutta e l'idiota che amministra questo canale. Non fare quella faccia sconvolta, non sai cosa sia un VPN? Te lo spieghiamo noi. Vicky! Il VPN è una cosa bella che ti installi su tutti i tuoi dispositivi per avere extra protezione sul web. Non sai quanto sia pericoloso connettersi ad una rete pubblica senza protezioni. È facilissimo che qualcuno ti rubi i dati. E non solo quelli a... Fidati, la protezione serve! Non sai quanto si siano pentiti loro di non averla usata! Con NordVPN avrete protezione online e... accesso a siti a cui in genere è difficile accedere. Sì, anche quelli zozzi! Sicurezza online e mi dicono anche sul dark web, dove potrete comprare organi nuovi. Anche il pene di un koala. Era ora! Accesso ai social network anche se vi trovate in luoghi strani, tipo la Cina o la Corea del Nord. E soprattutto la cosa più utile di tutte. Tipo, avete visto tutto il catalogo Netflix e Prime Video Italia e pure le repliche del giovane Ratzinger su RaiPlay perché sei una merda e non hai vita sociale e nessuno ti caga? Con NordVPN potete convincere i vostri dispositivi di trovarsi in un altro paese, tipo negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti su Netflix hanno Ghost Whisperer. Cazzo sì, quella serie è una merda! Oppure in Olanda, dove hanno Saint, il film dove sta il fantasma di Santa Claus imbruttito che fa un macello. Che delicatezza! Trovate tutti i link in descrizione, pertanto già l'abbonamento costa quanto un caffè in Irlanda. Viva NordVPN, che oltre alla Big Pharma e alla lobby dei tarallici ha permesso di investire nel migliorare male la divulgazione brutta! Ce la vogliamo finire con questa storia e basta. Cosa vi ha fatto di male sto cosino, ah? Voi grandi, grossi e villosi che ve la prendete con lei. Perché ce l'avete con lei? Va forse minacciato? Va mangiato il cane, va rubato il portafogli, va rubato il lavoro, la ragazza, i lacci delle scarpe. Buh, vergogna, sono indignato. Questa storia deve finire. Oggi sono qui come avvocato pirata supremo intergalattico in difesa delle povere bestiacce bistrattate chiamate cimici. E sono qui per chiedere danni morali, miglior condizioni lavorative e soprattutto... amore. Yeah, barba scura, ma quando schiaccio le cimici quelle puzzano, che schifo. No, aspetta, davvero? Davvero? Quando schiaccio le cimici quelle puzzano? Oh, ma poverino, non si può manco più ammazzare in santa pace adesso. Stronzo! Di cimici ne esistono moltissime, ma come avrete capito oggi parleremo di quelle in particolare note in inglese come stinkbugs, ovvero letteralmente insetti che puzzano. Per gli amici, puzzone. Però non mordono, non pungono, non spruzzano, non urlano, non esplodono. Vabbè, forse lei sì. Ma solo perché era stressata. Ed anche perché mi piace far esplodere le cose. Sono un chimico. Sti poveri insetti sono i pacifisti del regno animale, però stanno sul cazzo a tutti, ma vaffanculo! Certo, ci sono le cimici asiatiche che sono considerate un pericolo fitosanitario visto che se la prendono con le piante. Grrr, stupide piante, grrr, vi distruggo tutte! Ma tu sei una pianta? No, e allora che ti freghi? Sono pacifista, vi dico, dei santoni! Quando l'evoluzione si recò da loro per domandargli come volessero spendere i loro gettoni evoluzione, fu chiaro a tutti che si aveva a che fare con creature illuminate. E quindi adesso hai bisogno di qualcosa con cui difenderti. Certo, non è che posso offrirti morto. Potrei offrirti... vediamo che mi resta. Un morso mortale. Un po' troppo. Una puntura dolorosa che ti lascia un pruritino fastidiosino. Oppure una pistola sparapiragna. Una banana cattiva. No, questa leviamola. Una trombetta che parla come Margioglio. Ma avete visto quanti uccelli? No, pure questa un po' troppo. Oppure una laurea in fisica teorica. Questa però, questa respinge qualsiasi altro essere vivente, specialmente dell'altro sesso. Certo, questa mi sembra un pochetto troppo eccessiva, proprio aggressiva questa. Ma usata con cautela. Non mi tenterai, creatura malvagia! Come no? Per favore, almeno tu non te ne uscire con una strozzata, che già quelli di prima mi hanno fatto entrare in depressione. No! Io rinnego codessi strumenti di oppressione! La nostra specie non avrà strumenti di offesa! Non arrecheremo dolore ad altre creature! Ah signore, la natura così funziona! Pure i conigli, hai presenti i coniglietti? Ecco quanto sono carini! Vedi che carini i conigli, beh! Ma quanto si incazzano! Questi hanno la rabbia dentro! Lo chiamavano Roger Rabbia sto qua! Vedi quanto ne vedi! Ma è normale, capì? Ognuno attacca e si difende come può! La natura è egoista! Hai visto gli umani come se la cavano bene? Li stanno facendo estinguere tutti quanti e se ne sciacquano gli zebedei!
Umani, po, 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 po. No, non mi abbasserò a queste dinamiche prive di morale ed ideali. Vabbè, dai. Abbiamo un altro hippie qua. Ti sbagli, miscredente. Emo. Ricorreremo alla non violenza. La nostra specie sopravviverà nella pace. E cioè? Noi puzzeremo. Ah. Ma non sempre. Che ci sono già i mezzi pubblici che parlano alla camera a gas. Eh beh, certo. Potrebbero pure usarlo un deodorante ogni tanto. Una cosa assurda, guarda. Ma davvero, guarda, assurdo. Quell'odore aspro di ascella, la paura proprio di vivere. Una volta ci stava un tizio che aveva una mortadella sotto l'ascella, no? E allora... Silenzio! Ehi! Ciò che noi vogliamo è che se qualcuno ci ammazza, poi noi puzziamo. Ah, solo se vi ammazza. Esatto! Se ci pesta, insomma. La vendetta vuoi praticamente. A noi piace vederla come un insegnamento. Siamo vettori del karma. E in che modo esattamente vi eviterà di essere ammazzati? In alcun modo! Ma questo sarà un monito! Potrete avere la mia vita, ma riceverete la giusta ricompensa! E se poi hai ancora il coraggio di ammazzare un altro dei nostri, significa che la lezione non è stata percepita! E che allora sei proprio scemo! Ma che... Comunque meglio della pelliccia di droga. Eh beh, certo, che c'avevi tu? No, ma infatti, complimenti, anzi, a tratti mi commuovo. Ed è così che la nostra puzzona ha ricevuto il suo potere. Dalle ghiandole metatoraciche in grado di secernere sostanze volatili che fanno schifo, che una volta aspirate ti fanno sciogliere il cervello, che poi ti cola tutto dal naso e ti viene voglia di ficcarti chiodi nel cuore. Che poi in realtà quelle rilasciano puzza anche se infastidite. Le disturbate e quelle puzzano. Le fate agitare e quelle puzzano. Le chiamate puzzoni e quelle puzzano. Nel dubbio, lasciateli in pace, fatevi i cazzi vostri. Non chiedeteli mo che cosa devono fare a Capodanno, che è ancora settembre, porco tridattilo. Altre domande antipatiche da evitare sono: quando ti laurei, perché proprio in filosofia, hai già deciso in quale McDonald's mandare il curriculum, ma non eri fidanzato, perché hanno fatto riconoscere il corpo proprio a te, perché non indossi i pantaloni, e soprattutto, quella è una pisciarella o è un eritema? Comunque, una cosa è certa. Quelle sono una bomba di puzza. E se le schiacciate, quelle puzzano. Ed è così, post morte, che urlano la loro vendetta acre che scioglie i nasi. E questa strategia funziona, dato che hanno pochi predatori. Tra i predatori delle cimici ci sta pure la regina incontrastata del kung fu insetto. Tipo lei, la mantide Isabella. Salute Isabella. La ciuffa e poi inizia a mangiare la faccia. Inizia mangiandole la faccia. Evidentemente la faccia è proprio più buona, capito? La faccia è la parte più buona. Facci vedere come sei brava. Cioè, peccato per la cimicina, però brava. No, e che succede? E perché la lascia? Ma che ti è venuto un ictus? E qui ne vediamo un'altra. Dai, che ne... vedi che è bravo, vedi. Comunque, non so, sarò sadico, ma ci trovo una certa soddisfazione nel vedere come se la sgranocchia tutta. Cioè, ma tutto proprio si mangia. Tutto, non lascia proprio manco una bricia. Come una chipster se la sta mangiando. Certo, Isabella, sei proprio un'ingorda. Le cimici puzzano e lo fanno per difendersi senza recarci dolore. Per insegnarci la via della pace. Le cimici sono amiche dei bambini. C'è anche... l'inquilino. C'è una cimice. Non so se la vedi. Nel senso che quella cimice non ha una vita sessuale molto spinta. Poi no, davvero, questa storia di chiamarle tutte quante cimici è inaccettabile. Io mi indigno. Vogliamo davvero chiamare queste poveracce piccolette cimici? Sono altre cimici che fanno schifo e questo non è benaltrismo. Vere bestie di Satana che dovremmo odiare. Quindi propongo una nuova classificazione scientificamente ineccepibile. Le cimici belle e le cimici brutte. Parliamo ad esempio dei belostomatidi, anche noti come cimici d'acqua giganti o ammazzagirini. Grossi abbastanza da rientrare nella sottocategoria delle bestie di Satana. Si mangiano anche crostacei d'acqua dolce, pesci, anfibi. Qui ad esempio sta picchiando di violenza un serpente, no? Ma così, giusto per ridere. Sono ragazzi, che volete? Stanno giocando, no? Uno spasso. Ma ce ne stanno anche per le rane, eh? Vedi questo come si sta divertendo. Ed ovviamente posso praticare cannibalismo. Beh, non vuoi praticare un po' di sano cannibalismo? Dai. Ma mangerebbero pure a te se potessero. Cioè, ci provano. È che non posso. Ma ci provano, è come se ci provano, ecco. Vorrebbe. Non mi sento molto tranquillo. Catturano le povere vittime con le zampe anteriori, a mo' di tenaglia, e vignettano con una puntura una saliva tossica. Per Bob. Perché, sì,
Che razza di bestie di Satana sarebbero senza saliva tossica? Guarda questa, c'è schifo, maronna sale. Questa a Natale va a pranzo a casa del Bobbit, fidatevi. Ovviamente qualcuno se l'è messa in casa. E per qualche ragione le ha dato anche nomi come Gustava. Gustava, ma che problemi ha la gente? La saliva ha un effetto paralizzante e necrotizzante. Ha effetti anche sull'uomo, dove le punture sembrano essere dolorosissime e provocare talvolta reazioni allergiche. Mica per niente sono note anche come toe biters, cioè mordi pollicioni. Cioè, loro lo fanno per sport. Ma tu che lo sai e ci metti comunque il pollice in mezzo, sei proprio scemo allora. Ti vedo un po' agitato. Tranquillo, non sarà tutto il video così. Poi diventa peggio. Ma sono delle brave persone, C'hanno pure parità sociale. Infatti le femmine incolano le uova sul dorso dei maschi, che se ne prendono cura, mentre loro vanno a fare qualsiasi cosa una femmina di cimice bestia ami fare nel tempo libero. Tipo evocare Satana. Che tenerezza questo maschietto con i suoi piccolini. I piccolini si chiameranno Belzebù, Anamek, Draghignazzo, Incubo, Lilith, Cobal, Mefistovele, Olobax, Pal, Fenex e Alephach. Ed il fatto che siano tutti nomi di demoni non può che essere un semplice caso. Quello che volevo vedere era proprio un insettone partorito dalle tenebre, grosso quanto a me, e coperto di uova. Bello, bello. Questa è benzina. Ed ovviamente, come ogni buon insetto figlio di Satana, può anche volare. Quindi di notte possono migrare in volo per lunghe distanze e così, se tu stai passando in bicicletta, quelli ti finiscono in bocca. Perché ci tengono a finirti in bocca. Inutile dire che anche queste cimici hanno una passione insana per l'illuminazione artificiale. Tanto che formano vere e proprie orge satanassiche sui lampioni. In compenso, è più facile farle il bagnetto nel fuoco. Oppure catturarle per mangiarsele. I maschi però, che sono gli stronzi della famiglia, quando hanno le uova addosso non possono manco volare. Poracci. Comunque, tranquilli, sono saporiti. Sono diffusi anche in Asia. E se stanno in Asia, quelli ovviamente se li mangiano. Che oh! E che c'avevi dubbi? In Asia si mangiano tutto sti qua. Che importa se c'hanno 8, 20, 50 zampe, un pentacolo sulla testa? Ma sì, ma chi se ne frega? Leggo da Wikipedia. A Rangoon gli adulti di ste schifezze sono catturati, attirati dall'illuminazione stradale, cotti sulla brace e mangiati estraendo le parti molli interne, come si fa con i crostacei. In Laos e a Canton si cucinano invece bolliti in acqua salata. Meglio così, allora. Vabbè, comunque considerate che al mondo esistono più di 1900 specie di insetti che vengono mangiati. E la maggior parte sono croccantosi, quelli che sono una sciccheria, una squisitezza. Ve lo dico per esperienza. Sì. Wow. Tra queste ci sta pure un'altra cimiciona, la Encosternum delle Gorgei. Originaria dell'Africa, è considerata non solo una squisitezza in Malawi, Sudafrica, Zimbabwe, ma è anche molto importante per l'economia locale. Ed è piena di proteine. Gnammi! Ho davvero bisogno di bere qualcosa. Ti avrei giusto preparato qualcosa da bere. Grazie, personalità 23. Ehi, me ne daresti un goccio? No, 46, torna in cantina. Ma inizia a diventare affollato là. Ma quella non è mica l'unica cimice che va schifo. No, no. Parliamo della cimice dei letti. Mamma mia, c'è schifo. Sì, pure lei è una cimice. Ecco, volete ancora prendervela con la cimice puzzona? Vogliamo ancora ignorare che siano i veri stronzi in famiglia? La cimice dei letti è un insetto ectoparassita ciuccia sangue dell'uomo e di altri animali. Che schifo, madonna. Questa merdina è il nemico naturale della specie umana fin dai suoi albori. È tipo una collega della zanzara, quella grandissima puttana. Tanto che sembra che gli egizi avessero messo a punto delle maledizioni per tenerle lontane. Peccato che non funzionassero. O almeno credo. Come vi avevo già raccontato per la zanzara, anche le cimici dei letti hanno delle antenne di merda con cui captano i composti chimici nell'aria, tra cui l'anidride carbonica che emettiamo per darci la caccia. Puttana. Ed ovviamente è un apparato boccale pungente e succhiante. Madonna mia, c'è schifo. Quindi loro ci ciucciano. 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 Come un succo di frutta, ma ci lasciano il ricordino. Lesioni cutanee che possono perdurare anche 2-3 settimane. E le madonne cadono copiose. E immagina che sfigati i ricercatori che le studiano, che le devono pure nutrire con il proprio sangue. Che vita di merda! I got more interested in bed bugs. Ok. No,
No, complimenti, fa contento tu, cioè, contenti tu. Esattamente come avevo raccontato per le zanzare, quelle grandissime puttane, anche le cimici dei letti, queste grandissime puttane, ecco, durante la ciucciata iniettano una saliva anticoagulante in grado di ciucciarci meglio. Considerate che di base sono piatte come un foglio di carta, ma che con un singolo pasto sono in grado di aumentare di 3 volte il loro peso corporeo. Con il nostro sangue. Guardala tutta sa tolla del nostro sangue. Ma dove se ne va? Ma non riesce manco a camminare. Queste che vedete invece sono le loro feci. Il nostro bel sangue digerito. Che bellezza. Ah, giusto per la cronaca, se fa troppo freddo o in assenza di cibo, ecco, queste sono in grado di entrare in uno stato di semilibernazione, noto come diapausa, grazie a cui, in teoria nelle condizioni ottimale, non si verificano spesso, però in condizioni ottimale, possono sopravvivere anche un anno. Un anno senza cibo, senza aria, Quindi asfissiarle non serve a niente. Cioè, ste qua hanno speso benissimo il loro gettone di evoluzione. Com'è sta storia? Com'è che funziona? Cioè, più fai schifo e meglio li spendi? Com'è? Negli anni 50 erano drasticamente diminuite. Si pensa per via dell'uso esagerato che abbiamo fatto del DDT. Ma alcune sono diventate resistenti. E stanno tornando. Ne sanno degli amici miei che se le sono beccate in un ostello a Marsiglia. Maledette cimici francesi. Vuole la guerra allora? Motivo e tutto vostre spesse. Perlomeno, a differenza delle zanzare, non sembra che rappresentino un pericolo per malattie o cose simili. E se ste grandissime stronze non fossero già delle stronze, lasciate che vi racconti un'altra cosa, giusto per capirci. Lasciate che vi racconti come fanno fichi fichi. Ecco, no, perché in questo caso non si può esattamente definire all'amore. No, no. Infatti la cimice dei letti pratica la cosiddetta inseminazione traumatica. Traumatica per la femmina e per noi che ne veniamo a conoscenza. Quindi, benvenuti nel club del trauma, amici. In pratica il maschio di sta cimice ha tipo un pene rigido, appuntito, appizzuto come un pugnale, una scimitarra. E quando gli viene il pallino lui pugnala, za! La femmina, bah! Zacchete, una zaccherata, e gode. Pugnalata e gode. Bello. Per capirci, è un po' come se prima di farlo voi indossaste uno strap-on con una alabarda alla punta, no? E vi metteste una benda sugli occhi e poi cercaste di ficcarlo tra le costole del partner, capi? Con rabbia, ma con amore. Più o meno. Questo ha avuto evolutivamente uno scopo specifico, no? Perché il maschio, penetrando l'addome della femmina, invece di passare dalla parte giusta, ma penetrando l'addome della femmina, ecco, bypassa lo sperma di altri eventuali maschi. E quindi il suo sperma vince la gara. Certo, è anche vero che se lo fanno tutti così non è che potete, però lui vince, capito? Ovviamente la femmina non viene minimamente interpellata in tutto ciò. Per questo le femmine hanno degli organi specializzati per la raccolta dello sperma che è entrato dalla porta sbagliata, diciamo, dove il maschio ha bucato, oltre ad una serie di meccanismi per sopravvivere alla perforata traumatica. Il buco tradizionale invece serve solo per deporre le uova. Ora volete davvero dirmi che la cimice, quella piccolina che puzza, quello che non fa innocente, è una cimice come quella acquatica, grossa quanto il mio naso, che si mangia i pesci, o quell'altra che succhia il sangue, che c'ha il pugnale invece del pene, per favore, andiamo avanti, dai. Che poi, tra l'altro, le cimicine che puzzano sono pure romantiche, dai. Cioè, non proprio romantiche, però più romantiche di quelle di prima, sicuramente. Non è che ci voglia molto. Nella maggior parte dei casi il maschio farà la corte alla femmina. Come un tamarro toccherà arditamente con le antennine il corpo della femminuccia e così si farà strada fino alla parte inferiore di lei, dove si celano le sue più intime vergogne, spesso nascoste da mutandine di pizzo. E poi da lì cercherà di attirare la sua attenzione, toccandola, massaggiandola, in alcuni casi cantandole una canzone di Tony Cucumariello. Se lei a questo punto è disponibile, innamorata, ecco, alzerà leggermente la parte inferiore e lui capirà. E lì è fatta. Quello significa: ok, te la do. E lì parte il coro, l'ora di tutti gli amici del maschio da dietro che applaudono: bravo!
eroe! Ma se lei non sembra interessata, ecco, il maschio può comunque provarci. E quindi farà, cercherà con la testa di alzare leggermente la parte inferiore di lei, per provarci. Però è una cosa assai poco cortese. E se lei dovesse indispettirsi, non dovesse gradire, ecco, potrebbe sempre dargli una calciata in faccia, una zoccolata così, lasciandolo tramortito a panza all'aria a pensare ai propri errori. Il fatto è che l'accoppiamento avviene attraverso l'incontro delle due estremità inferiori tra le due cimici, no? E iniziano a fare all'amore facendo culetto culetto, no? Culo culo. Solo che il problema è che il maschio ci mette un pochetto troppo, cioè sta cosa può andare avanti anche delle ore. Quindi mentre il maschio si sta divertendo, la femmina un po' si annoia, no? E quindi succede spesso che lei inizia a camminare portandosi dietro il maschio mentre lei fa i cazzi suoi, tipo inizia a mangiare, si guarda intorno, si fa le passeggiate, fa una telefonata alla madre, manda l'SMS all'amica, insomma, mentre quello si diverte lei fa... Però è tutto molto romantico, siamo d'accordo, no? Amore, ti sta piacendo? Ha voglia? Vedi tu? Vai tu, bellissimo, vai, continui, divertiti, vai. E nel caso in cui ve lo steste chiedendo, sì, avete appena assistito ad un corso di educazione sessuale per cimici. E se vi è piaciuto, avete confermato che avete dei problemi gravi. E comunque molte cimici sono carnivore, predano altri insetti, hanno un ruolo importantissimo in natura perché mangiano i parassiti delle piante, li tengono sotto controllo. Tipo quella che in inglese è nota come spin soldier bag, ovvero insetto soldato spinato. Ammazza che nome! Se mangia insetti, bruchi, afidi ed altre cose brutte che si mangiano le foglie delle piantine del giardino, quindi daje! Barba scura! E allora le cimici che danneggiano le coltivazioni? Ah, finiamolo con queste storie! Quelle sono le cimici verdi e le cimici asiatiche, le famose cimici puzzone che conosciamo tanto bene. Guarda che carine! Vabbè. Anche se questa non mi pare una cosa carina da fare davanti alla videocamera. La loro anatomia è più o meno la stessa. Hanno delle antenne del male con cui captano i muri contro cui autocollidere ripetutamente. Delle zampette tenerelle arpionate per non staccarsi più dalle cose manco se ne spari. Delle ali che battono producendo questi rumori di carta secca sporca, da cui comunque rilasciano tenerezza e fastidio. E per il resto sono composti dal 92% da ansia, 92% da puzza e per almeno il 92% da amore per la luce elettrica, che le porta ad autoflagellarsi ripetutamente contro i lampadari per poi cadere ribaltate, rincoglionite e possibilmente morte. Ma ricordate che sono belle! Piccole e medie aziende messe in ginocchio dall'insetto infestante. Quante storie! Diciamo che queste cimici sono buon gustai, dai. So polifaghe, gli piace la frutta, tipo il kiwi, le pere, le mele, i pomodori, ma pure le colture erbacee, come il fagiolo o la soia. Oh, escono pazzi per la soia. Specie quelle asiatiche. E i pesticidi con queste non funzionano perché quelli vanno sul frutto. Ma loro che gli frega a loro? Loro forano e succhiano dentro. Con loro il pesticida non funziona, mica lo scemo. Il problemuccio è che poi il frutto tende a marcire nel punto in cui è stato succhiato. E questo non aiuta la vendita. Però va bene, acqua succia, cioè. Dannetto, Ragazzi! Ma vi rendete conto che c'è gente che dice che le cimici fanno schifo? Effettivamente sono brutte. Beh, ma come? No, sono verdine, cioè non è che sono proprio brutte, infatti, so che... Cioè... Sì, puzzano, cioè se le schiacci... Puzzano, però dai, non troppo. No, sono anche brutte. Vabbè, diciamo la verità. Allora, diciamo che mi hanno rovinato tutte le piante sul balcone. Vabbè, no ragazzi, no, così no, cioè, che schifo. Noi in Italia abbiamo sempre avuto la cimice verde, che è autoctona. Nessuno si è mai lamentato, tutti le volevano bene. A parte i coltivatori. Ma loro erano belle integrate, c'erano pure dei predatori che se le mangiavano ne limitavano il numero, non erano troppe, dai, so. Eppure è vero che quando sono andato al museo del voodoo ne ho trovata una in una posizione, in un posto un pochetto strano. Non vorrei dirlo, ma sulla testa dello scheletro c'è una cimice. C'è una cimice. Qualcuno avrebbe detto che questa cimice fosse in procinto di ultimare una cerimonia maligna e lanciare una maledizione sul mondo, ma... Nah, io lo so che non è così. Cioè, sì, ci stava provando. Però non ci è riuscita, no? Guardate. Non ci è riuscita. E poi comunque era soltanto una, non si può fare tutta l'erba un fascio, dai. Quella con cui sono tutti davvero incazzati, però, è la cimice asiatica. Ma andiamo, questo è razzismo. Solo perché sono immigrate, e perché sono un tantinello tenerissime e tante, ma sono tenere, sono via, cioè, vedi questo muro? È un tantino pieno di cimici, lo ammetto, vabbè. Ok, forse sono decisamente tante, ma è perché sono buone, capito? È perché
Loro stanno abbracciando il muro, gli vogliono bene al muro, allora lo abbracciano tutte. In inglese nota come Brown Marmored Stink Bug, ovvero letteralmente insetto che puzza color marmo marrone. Oh, proprio precisi col nome. Al che mi chiedo come mai in inglese questo non si chiami gatto grosso a strisce, questo Gigi pigro con la panzetta sotto acidi, o ciccio a otto zampe con un filo nel culo, o idiota. E comunque la cimice asiatica non è di qua. Viene per l'appunto dall'Asia, principalmente. No, ma dai, ma davvero? Il problema è che mentre la cimice verde fa parte del nostro ecosistema, e quindi c'ha dei predatori che ne controllano il numero, dei metodi con cui la natura ne controlla il proliferare, quindi non ha mai rappresentato un vero problema, ecco, la cimice asiatica non la conosceva nessuno. I predatori non la riconoscono. Sono straniere, sono asiatiche, sono tutte uguali, voglio vedere a voi a riconoscere. C'ha nomi del tipo Xing Su Lu, Cin Ciu Li, Sing Sao Blao. In Asia le cose sono diverse, perché lì un nemico naturale che ne controlla il proliferare esiste. Ed ovviamente fa schifo. Si chiama Vespa Samurai. E da brava vespa, ovviamente, parassita. Dopo aver fatto all'amore, deposita le sue uova in quelle della cimice e quando la larva di vespa si sviluppa, mangia quelle della cimice. Da dentro. Poi una nuova bellissima vespa emergerà dall'uovo della cimice come un mostro fresco di infanticidio. E questo per ricordare, come sempre, che la natura fa schifo. Ed ovviamente noi queste vespe non le abbiamo in Italia, quindi le cimici vanno un po' i cazzi loro. Ed ovviamente, dato che sono belle, sono pacifiche, vengono in pace, ci salutano, cioè non oserei mai dire il contrario, capiamoci. Ma scusa, Barbascura, non possiamo portare le vespe samurai in Italia? Grazie della domanda, mio giovane bimbo idiota. Certo che possiamo, se ci piace fare casino però. E poi sono vespe, cioè ma chi le vuole le vespe? Tu vuoi le vespe in giro? No. E poi come lo eliminiamo sto surplus di vespe? Dovremmo importare dei ragni che si mangino le vespe. E poi dei serpenti che si mangino i ragni che si mangiano. E poi degli orsi che si mangino i serpenti. E poi degli orsi robot che uccidano gli orsi. E poi Godzilla che... Nah, non è una buona idea. Anche se... Cioè, in effetti stanno davvero pensando di portare ste vespe in Italia. Cioè, pensa quanto stanno incazzati con le cimici. Anche se portare una specie non autoctona non è proprio una bella idea. Un'idea migliore è invece l'utilizzo dell'Anastatus bifasciatus, anche questa parassitoide delle uova della cimice, che si è scoperto avere abbastanza interesse per quelle asiatiche, proprio per quelle. Ma... A differenza della precedente, questa è autoctona. È nel nostro territorio. Quindi ne stanno producendo in massa per poi rilasciarle e testarle. Anche se non è accettabile tutto questo accanimento su una povera piccola cimicina. Eh no, non se li può mangiare tutti Isabella. Lei è sazia. Da quando le cimici asiatiche sono arrivate in Europa, e specie nel nord Italia, tutti a lamentarsi per i danni alle coltivazioni. Il Friuli, il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, fino ad arrivare in Piemonte, le Marche, la Toscana. Una nuova piaga si sta abbattendo sull'agricoltura della Romagna. Si tratta della cimice asiatica. Eh sì, perché la frutta tende a marcire appunto nei punti in cui viene punta. E questo ha portato ad un aumento dei frutti deformi, in qualche caso con picchi del 50%, ed ovviamente... al deprezzamento. Insomma, un disastro per i coltivatori. Ma andiamo, dovranno pure mangiare qualcosa queste poveracce. C'è anche da dire che queste care ragazze sanno volare e quindi coprono lunghe distanze in cerca di cibo o riparo. E quindi si possono diffondere facilmente, no? Inoltre, rispetto alle verdi, queste vivono più a lungo. Arrivano facilmente all'anno, l'anno e mezzo d'età. Per di più sono asiatiche, quindi scopano come se non ci fosse un domani. Depositano le uova almeno due volte all'anno, con 300-400 esemplari alla volta. E poi non dimentichiamoci che puzzano. E quindi tutti ad insultare le povere cimici asiatiche, ma mettetevi un secondo nei loro panni. Loro non ci volevano venire in Europa, loro volevano rimanere nel loro povero piccolo continente. In effetti loro non sono emigrate, loro sono state deportate. Xiaong Qin Shao e Miao Ciao Ciao erano un'adorabile coppia di cimici che vivevano puzzando in un albero di involtini primavera. Quando Donald Trombone, un cattivo imprenditore di Altamura con una catena di alberi tagliati in Europa, decise di tagliare personalmente il povero alberello dove l'allegra coppietta viveva. Così Xiaong Qin Shao e Miao Ciao Ciao si ritrovarono presto in una nave cargo, strozzate, inghiottite come olive ascolane in fila sulle autostrade. E fu così che si trovarono in questo luogo strano ed alieno, chiamato Europa. Spaventate e non sapendo cosa fare, decisero di fare l'unica cosa che un'asiatica cimice fa in caso di paura, ovvero
all'amore. Un'altra cosa di cui tutti si lamentano, oltre che la puzza, è perché ne trovate in inverno un fottio in casa, in garage, in ogni affratto. Ma lo sapete perché? Perché hanno freddo, poverine. Vi prego, salvateci! Sniff, sniff! Le poverine non sono abituate al nostro clima e quando arriva l'inverno, esattamente come per le verdi, hanno bisogno di svernare e quindi, essendo molto socievoli, vogliono stare tutte insieme, vogliono venire a contatto con l'uomo per salutarlo, per rilasciare amore. Vi prego, aiutatemi, hanno Vincenzo. E quindi alla fine, ecco, vogliono soltanto stare là, non chiedono niente, sono carine. Pacifiche. Quindi vogliate bene alle cimici, specialmente quelle asiatiche. Lasciate che si diffondano senza controllo, che distruggano tutte le nostre colture. Prendetelo come un piccolo tributo da pagare per vivere insieme in pace, in amore, nella felicità. Lasciate che si fottano pure vostra madre se lo reputassero opportuno. Aiutatemi. E quindi niente, grazie mille per aver guardato. Ringraziamo ancora il nostro sponsor NordVPN. E nulla, e niente, ciao, un salutino a tutti da Barbascura X. Spero che abbiate colto i miei segnali. Mi hanno costretto a dirlo. Avevano rapito il mio tardigrado, Vincenzo. Vincenzo. No, non è che corresse pericoli, tanto chi lo ammazza questo. Però mi mancava. Vince, che ti hanno fatto? Ste stronze non sono arrivate qua per sbaglio, vogliono colonizzarci. Il loro piano era chiaro e conciso, qua non ha nessuno a contrastarle, nessuno a fermarle. Vogliono distruggerci. Lo hanno già fatto nel 2010 in America, la piega si è diffusa e nessuno ha potuto fermarle. Poi hanno deciso di invadere l'Europa, ste stronze. E dire che i segnali c'erano tutti. Questo è solo l'inizio, dobbiamo fermarle prima che sia troppo tardi. Stavamo usando un sacco di veleni chimici, ma questi non bastano. E non possiamo continuare ad avvelenare la frutta che mangiamo, capito? Ci sono delle trappole a ferormoni che sembrano funzionare, capito? Perché quelli sentono i ferormoni, allora vanno che vogliono fare questo. E invece, e vengono catturati. Oppure ci sono dei saponi 100% naturali che li ricoprono, li tappano e li asfissiano, perché poi queste non riescono più a respirare attraverso il corpo, capito? Te le butti in acqua, quelle stronze galleggiano. Però se ci metti acqua e sapone, quelle vanno a fondo e non fanno mai. Manco puzza. In America sono pure dei tizi con il mega aspirapolvere che parlano Ghostbuster, capito? Che li catturano così, vanno in inverno quando le sono tutte rincoglionite, tutte nell'angolino, capito? E le catturano tutte qua. Non importa cosa facciamo. Vabbè, è pur vero che ci sta sto tizio che le carbonizza direttamente con un lanciafiamme. Non so, mi pare comunque eccessivo. È tipo overkill. Tipo sparare ad un canarino con un bazooka. Però vabbè, se serve, serve. Non importa cosa facciamo, dobbiamo fermarle subito. Anche perché non possono rapire Vincenzo così impunemente. Dobbiamo uscire dall'ombra. Ti faccio vedere io. Che lotta. La resistenza. Bisogna unirsi. Tutti insieme. Un saluto a tutti da Barbascura! Yeah!